Ciao ragazzi, ben ritrovati in un nuovo video. Oggi andremo a vedere i colori della centralina. Andremo a vedere i colori dei fili, quali sono gli spinotti e dove vanno collegati. Perché qualche amico mi chiedeva delucidazioni in merito e quindi ho deciso di fargli un video. Magari per fare una cosa un po' più chiara per tutti. Andiamo a vedere. Ma mi raccomando però, prima di iniziare il video, se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale. Questo sarà un video molto semplice e veloce. Ok, questa è la nostra centralina. Brushless Controllers Motor. Vabbè, questa è quella originale da 12 A massimi. Andiamo a vedere. Questi sono i cavi del motore, che sono tre di sezione un po' più grande, giallo, blu e verde. Vanno collegati alle bobine. Questo è lo spinotto del cavo dei sensori del motore. Questo qua, vedete, sono rosso e nero, positivo e negativo, e vanno collegati alla batteria. Collegate alla batteria, questi non potete sbagliare. E alla centralina io ho una coppia di neri e viola, però ai sensori ho nero e verde e nero e verde. Questi sono i fili dei sensori dei freni. Questo è uno spinotto che non va collegato a niente perché è una corrente supplementare per mettere un'altra luce, una luce posteriore o qualsiasi cosa. Questo è lo spinotto del display. Vedete, alla centralina ho rosso, blu, nero, giallo e verde, sono 5 fili. Al display ci va collegato, oltre il faretto. Ok, vedete, abbiamo collegato il faretto. Al faretto abbiamo un cavetto nero e verde che al display però è bianco e marrone. Questo è lo spinotto dell'acceleratore. Questo è l'acceleratore, questo spinotto bianco che va collegato qua con questi fili. È a quattro fili. Ok, eccolo, a quattro fili e sono nero, verde, arancio e blu. Al cavetto abbiamo nero, verde, arancio e rosso, il rosso dal comune al campanello, eccolo qua, questo è il filo del campanello, prende il rosso comune dal throttle, diciamo l'acceleratore, e va collegato col comune del faretto, perché vedete qua c'è il campanello. Questo è il pass, alla centralina ho giallo, rosso e nero, e al pass praticamente mi cambia solo il giallo che c'è il marrone. Che niente ragazzi, questo è tutto, è finito, molto semplice. Motore, batteria, alimentazione, chiamatela come volete, positivo e negativo. Quindi ragazzi, nero e viola, questa è una corrente supplementare. Display collega faretto e campanello dove gli dà il comune. E basta. Un piccolo consiglio: se decidete di sostituire la centralina, fate sempre una foto oppure segnatevi tutti i cavi, vedete a quello che corrispondono e li contrassegnate comunque, in modo da rendervi il lavoro molto più semplice, anche se comunque è un lavoro semplicissimo sostituire la centralina. Anche perché a breve uscirà un video della modifica della centralina, metteremo una centralina da 25 A. Che sarebbe il continuo del video dello sblocco della velocità. Spero di esservi stato utile. Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale e lasciate un bel like. Presto. E mi raccomando, iscrivetevi al canale. Ciao.